Bentrovati cari amici, bentrovati. Amici di Focus, amici all'ascolto, amici che ci ascoltate in differita. Sono Tiziano Bellucci. Questo è il nostro quinto incontro che abbiamo programmato per portare eh, quella che è la scienza dello spirito di Rudolf Steiner. Lo ripeto per coloro che casomai si approcciano adesso a questi contenuti. La scienza dello spirito proviene dalle osservazioni, le indagini scientifico spirituali, la percezione spirituali che Rudolf Steiner, un'individualità che si è incarnata eh, dal 1861 al 1925, quindi eh, nel secolo scorso eh, che ha portato dei contributi per fecondare e ampliare la visione dell'uomo, ecco, mh, per ridare anche una dignità a quello che sta andando perduto, quello, quello che sta andando perduto. E abbiamo visto incontri sulla costituzione occulta dell'uomo, su quella che è l'evoluzione planetaria, la libertà, il sonno e la morte. E quello, eh, quello che adesso andremo a vedere stasera è quello di indagare la natura soprasensibile delle arti. Non sarà un incontro. Ehm, Tecnicamente o filosoficamente, ma a un incontro esperienziale che ci farà affondare le radici all'intorno e all'incirca, dai principi del mondo a ciò che l'uomo è stato, cioè l'uomo che diventerà, e vedremo che l'arte non è soltanto un divertimento, una, qualcosa che possa accarezzare l'anima e basta. No, l'arte è un fondamento, è ciò da cui è nato il mondo. Si potrebbe dire che la creazione dell'universo è un atto artistico. È un atto artistico che è stato compiuto ovviamente da un grande artista, Deo Massimo Artista, si diceva, recitava un adagio, il creatore, l'ideatore dell'universo, le forze universali sono quelle che noi adesso incontreremo, sono le forze che operano nell'arte. L'arte traduce e mostra quello che astrattamente la scienza vede come leggi del cosmo. In ogni arte, in ogni pittura, in ogni scultura, in ogni suono, in ogni parola, in ogni gesto, in ogni danza, vi è l'agire del cosmo. C'è qualcosa che viene trasposto in modo artistico, ma non è nient'altro che un paradigma, un paragone di qualcosa che avviene nel cosmo, che è avvenuto e avverrà. E quindi vedrete che l'arte non, non sarà soltanto una passeggiata, certo vedremo delle belle immagini, ci approfondiremo, ci arricchiremo anche, soprattutto eh, artisticamente, perché diventare più artistici vuol dire diventare migliori. Ecco, la scienza dello spirito eh, non è una dottrina, non è una tradizione, no, è una via. È una via che non ha leggi, se non una. L'unica legge della scienza dello spirito è cercare o aspirare di diventare sempre migliori. Eh, ma no, questo non vuol dire rinunciare a se stessi o a qualcosa di bello che noi abbiamo, perché abbiamo tante cose belle che possiamo dare al mondo. Rinunciare alle cose inutili, a rinunciare a ciò che è un peso, a ciò che non ci permette di eh, andare avanti e di dare il nostro contributo nel mondo. Ecco, come diceva un grande artista, L'arte salverà il mondo, o la bellezza salverà il mondo, ecco, perché l'arte è anche bellezza, non ci può essere arte senza bellezza, ecco. Andiamo a vedere, cominciamo questo incontro, benvenuti all'origine soprasensibile delle arti. Qui possiamo vedere un'immagine che può sembrare surreale, qui vedete Maria col bambino attornata dagli angeli in una metropolitana, perché è surreale? Credete forse che questo non sia possibile? Credete che nelle metropolitane, nei bus, nei treni, in mezzo alla città non ci sia il mondo spirituale? Certo che c'è, soltanto che noi non siamo abilitati a vedere i fili che muovono questo mondo spirituale e come si interseca all'interno della nostra realtà. Ecco. Vediamo un attimo come possiamo procedere, che tipo di impronta dare a questo incontro. Prima di tutto, L'arte, come abbiamo visto, non è un passatempo, un diletto. Noi dobbiamo dire che ci sarà un, un momento dell'evoluzione planetaria che, ovviamente, è lontano: possiamo parlare di migliaia di anni, migliaia di anni, forse 30.000 anni: la Terra non sarà più com'è. La Terra si sarà dissolta, la, sarà, la Terra sarà diventata un organismo eterico. E se vogliamo capire anche il modo in cui cercare di intonare la nostra anima per questo incontro che faremo, cerchiamo di impostarla in modo artistico. Perché questo sarà il nostro proposito, cercare di vedere tutto in un modo artistico. L'arte non è un passatempo, perché su Giove, che sarà la Terra futura, non pensate al pianeta Giove. Giove è un'era, un è un tempo futuro, è un'evoluzione della terra. La terra futura si chiamerà Giove, come se fosse passata nell'incarnazione eh, futura di Giove. Ecco, Giove è sempre questa terra, però con una diversa sostanzazione. Potremmo dire: come sarà la terra? Come saranno eh, i monti? Come saranno i mari? Come saranno le stelle? Come saranno i cieli? Ecco, noi dobbiamo pensare che su Giove cammineremo sulla forza artistica che adesso noi stiamo creando. Cosa vuol dire? Vuol dire che le idee architettoniche che ci circondano e le sculture, tutte le forme architettoniche, adesso avremo modo di vedere anche qualche cosa di pratico, diventeranno l'atmosfera, il paesaggio vegetale di quel mondo, noi cammineremo sopra ciò che un tempo furono le antiche cattedrali, le antiche sculture, i templi, le chiese, le piazze, queste diventeranno un tessuto vegetale su cui noi potremo camminare. La pittura e la poesia invece diventeranno qualcosa di diverso, diventeranno il cielo e l'atmosfera della futura incarnazione della terra. E la musica diventerà il calore e la luce che vi sarà in questo mondo. Quindi vedrete che la sostanza artistica di questo mondo diverrà la base del futuro mondo. Vi dico adesso qualche citazione, perché sono importanti. Entriamo in atmosfera. Tolstoi diceva, l'arte non è una forma di piacere o di, di intrattenimento, ma un organo della vita e del progresso dell'umanità. Picasso diceva, quando ero piccolo sapevo dipingere come Raffaello, mi ci è voluta però una vita intera per imparare a disegnare come un bambino. L'arte non si insegna dal nulla, tranne il senso della vita. Poi proviamo a vedere anche altre, perché siamo... No, per esempio, la pittura è più forte di me, mi costringe a dipingere come vuole lei. Ogni ritratto dipinto... Compassione, è il ritratto dell'artista e non del modello. Questa bellissima citazione di Schumann: L'artista è colui che ha il compito di illuminare le profondità del cuore umano. Ci sono altre citazioni, ma andiamo avanti perché sennò non riusciamo a fare tutto stasera. Domanda fondamentale: Cosa è l'arte? Da dove viene? A cosa serve? Perché emoziona l'anima umana? Potrebbe sembrare una contraddizione, però è così. Cioè, sono domande ovvie, ma mica tanto. Come si fa a rispondere a queste domande? Eh, non sono domande mica tanto eh, scontate, credetemi. Sono domande che servono a chiaroveggenza per poterle spiegare, sapete? Dunque, prima di tutto noi dobbiamo pensare che per arte si intende un'espressione estetica tramite un'attività creativa. Quando noi parliamo di arte dobbiamo parlare di qualcosa di bello che faccia bene all'anima e l'anima venga come fecondata, venga come innalzata verso una realtà superiore. Una volta nel mondo tutto era pieno di opere d'arte perché la gente era analfabeta e poteva imparare, poteva avere un tono morale, un registro morale. Soltanto attraverso l'esecuzione del bello, quindi si adombravano le tazze, si riempivano tutte le piazze del mondo di arte per fare in modo che l'uomo potesse accrescere, grazie alla contemplazione della bellezza. Noi potremmo dire, ma l'uomo primitivo faceva arte? Eh, 11.000 anni avanti Cristo, che più o meno è l'epoca di Atlantide. E troviamo delle caverne dove ci sono dei graffiti, sapete che ci sono quelle immagini a volte, tipo queste, ma queste in realtà non sono le opere dell'uomo. Questi popoli selvaggi non rappresentano la civiltà umana, ma qualcosa che è stata una degenerazione. Quando noi vediamo delle immagini tipo queste, non dobbiamo pensare che l'uomo primitivo siamo, è ciò da cui noi siamo derivati. Ci sarà un momento in cui questa concezione verrà cambiata. La scienza spirituale ci dice che l'uomo non proviene eh, dalla scimmia. Adesso noi l'abbiamo già visto, se ricordate, eh, non è qualcosa che noi possiamo immaginare di così astratto, cioè rifarci dei fossili spesso è eh, qualcosa. A cui noi dobbiamo affidarci perché non abbiamo delle testimonianze se non andare a osservare delle ossa, vero? L'uomo non proviene dalla scimmia, c'è cioè in un incontro in che abbiamo avuto. Adesso non voglio ripetere, perché ovviamente lì abbiamo preso in considerazione largamente questo aspetto, questi esseri. Sono esseri che non sono ciò da cui noi proveniamo, ma è un ceppo dell'umanità che è decaduta ed è andata verso l'umanità e ha potuto riprodurre queste immagini, queste scene perché questo era il massimo di cui loro potevano fare. C'erano civiltà molto più evolute che avrebbero fatto ben altro di queste. Queste civiltà evolute rappresentano ciò da cui noi siamo eh, derivati. Ecco. Quindi non dobbiamo pensare che gli uomini primitivi sono ciò da cui noi siamo provenuti. Non sono testimonianze di un progenitore dell'uomo attuale, potremmo dire. Allora, le arti sono quelle che vengono chiamate le forze, le dee che hanno creato, pensate, gli arti corpori dell'uomo. Noi abbiamo degli arti, delle mani, dei piedi, delle, delle braccia, che guarda caso hanno a che fare con le arti. Sapete che a volte si vedono queste immagini in cui ci sono tutti. E vedete i segni zodiacali collegati col corpo ecco ogni segno zodiacale è una dea potremmo dire è una forza artistica che in qualche modo ha creato l'essere umano per questo si dice le arti perché le arti in qualche modo hanno contribuito a generare l'essere umano ecco. noi sappiamo che esistono tante arti Esistono le arti marziali, liberali, le mediche, le meccaniche, le divine, no? L'arte marziale è l'arte di Marte. È un'arte che noi sappiamo che provenire da un'antichità lunghissima, cioè chissà quante persone sanno e producono arte. Sono pratiche fisiche, ma anche spirituali, e di solito venivano usate per difesa, ma venivano anche usate come via evolutiva dell'individuo solo. Ecco. Purtroppo adesso noi non possiamo approfondire completamente, però vediamo anche le altre. Le arti liberali invece sono quelle attività creative, potremmo dire, eh, che richiedono un'applicazione intellettuale. E questa però è un'applicazione non materiale, per esempio non c'è bisogno di usare le mani. L Aritmetica, la geometria, la musica, l'astronomia, la logica, la retorica, la grammatica sono tutte attività che però sono chiamate arti liberali. Le arti meccaniche sono quelle invece che richiedono un'applicazione manuale dove il prodotto finale è un manufatto, per esempio la stampa, la panieria, il fabbro, il calzolaio, il sarto, il meccanico, l'idraio e così via. Queste sono le arti meccaniche. Ecco, oltre alle arti meccaniche esistono le arti divine. Che sono proprio l'architettura, la pittura, la scultura, la musica, la poesia, la danza, le recitazioni. Ecco, noi adesso, in questo incontro, ci impronteremo soprattutto nei confronti di questo tipo di arti. Ecco. Voi sapete che esistono le muse, esistevano le muse, le idee ispiratrici. Interessante che una volta si chiamavano de. Adesso abbiamo tolto questa i e sono diventate idee. Una volta erano dei e sapevano di essere divinità, queste muse, adesso sono diventate delle idee astratte. Abbiamo inserito questa I e questa I le ha, le ha fatte morire, ecco, secondo la loro. Una volta invece gli individui pensavano che ovviamente qua vengono umanizzate, non dobbiamo pensare che le muse erano fatte come gli umani, no? Sono allegorie. Erano esseri spirituali, erano arcangeli, erano angeli, esseri elementari che si muovevano e tuttora muovono, si dice che abitavano nell'Olimpo, ma in realtà vivono nel cosmo, vivono nella natura. Questi sono un po' i nomi, diciamo, delle varie muse. Non so se ricordate Calliope, Clio, Erate, Uterpe, sono tutti nomi che appartengono un po' alla storiografia. Ecco, adesso ovviamente sarebbe bello approfondire, ma ci sono tante cose che vogliamo fare stasera. Ecco. Da dove attinge l'artista le sue ispirazioni? Quando noi abbiamo una creazione artistica, da dove andiamo a prendere le nostre, le nostre forze? Anche i grandi artisti del passato, dove hanno attinto? Ecco, Steiner dice, quando al mattino l'uomo si risveglia porta con sé le esperienze notturne, i modelli attinti da quei mondi, essi si traducono in arte. Quindi cosa vuol dire? che la maggior parte delle creazioni artistiche viene attinta nel sonno, è nel sonno che si prende l'ispirazione, che poi durante il giorno si manifesta come esperienza artistica in tutti gli ambiti, e non soltanto nell'ambito musicale, ma anche nell'ambito creativo, ingegneristico, architettonico. Ecco, il mondo dove... Troviamo l'elemento artista dove andiamo a attingere questi parametri in realtà è lo stesso mondo eh, che interessa il religioso oppure il filosofo. Eh, non è un mondo diverso, non è che c'è un mondo diverso per ognuno, il mondo spirituale è uno, soltanto che si traggono certe forze a seconda diciamo, delle inclinazioni che noi abbiamo, ecco, delle, dei talenti che noi possiamo avere. Ecco. Ora, allora, per far questo, noi per dare queste risposte dobbiamo adesso cercare di vedere però di entrare in contatto con queste realtà. Con queste realtà, questi mondi, queste dimensioni dove possiamo eh, attingere delle conoscenze artistiche e fare arte, eh, sono mondi a cui non sono spiegabili con l'intelletto, si può accedervi soltanto attraverso un'ascesa un di livello di coscienza. E questo dobbiamo pensarlo in questo modo, quando noi dormiamo l'anima penetra in questi mondi e veniamo permeati da determinate atmosfere, entriamo in certe dimensioni e queste dimensioni le riportiamo poi con noi al mattino nel nostro corpo, ecco. Quindi noi potremmo dire che nella nostra anima vivono già delle forze che si sono addestrate ci possono far vedere ciò che sperimentiamo di notte come un mondo di colori e di luci e lo stato di sonno senza sogni in cui non sperimentiamo nulla può diventare un sonno permeato di suoni quindi vedete che già là troviamo suoni e colori ecco noi adesso prendiamo coscienza con questo immaginiamo che vi siano quattro dimensioni quattro mondi il mondo fisico che percepiamo attraverso i sensi fisici, la terra, la veglia, il mondo arancione che vediamo qui, il mondo astrale, il mondo verde, coscienza dei sensi astrali, ciò che noi viviamo quando vediamo i sogni, in quel mondo noi stiamo di notte e quando noi sprofondiamo nell'incoscienza più totale, senza sogni, viviamo nel mondo spirituale e qui abbiamo delle esperienze di cui non abbiamo rappresentazione perché non usiamo le immagini ma lavoriamo solo con le anime e sopra il mondo divino che viene chiamato mondo della trance, dove ci sono le intenzioni divine di cui eh, traiamo appunto gli, gli elementi dell'ispirazione Ecco, ci sono quattro mondi quindi quattro modi di percepire, quattro vie ecco Ecco, secondo Pitagora, il mondo, potremmo dire ogni pianeta, che è un mondo, è una dimensione, potremmo dire che ci sono sette dimensioni principali, emana un'armonia musicale. Questa armonia esprime lo stato di coscienza delle forme o delle forze che abitano quel mondo. Solitamente queste forze vengono chiamate angeli, arcangeli, arcai. E noi potremmo anche suddividere quel mondo però da un punto di vista diverso, da un punto di vista cosmico, potremmo dire che il mondo fisico è la Terra, il mondo astrale è l'atmosfera delle orbite di Luna, Mercurio e Venere, il mondo spirituale è l'atmosfera delle orbite del Sole, di Marte e di Giove, il mondo divino è l'atmosfera di Saturno e delle costellazioni. Questa è una visione macrocosmica, ecco. Possiamo vederla anche in questo modo. Vedete anche gli abitanti i geni che reggono questi mondi, sulla Luna gli angeli, su Mercurio gli arcangeli, le arche e sui Venere, e sul Sole le potestà, su Marte virtù, su Giove le dominazioni, su Saturno i troni. Ecco. Questa è un po' l'immagine del mondo astrale, dello stato di sogno. Quando noi viviamo nello stato di sogno, viviamo su Luna, Mercurio e Venere, e quando sprofondiamo nel sonno profondo, entriamo in Sole, Marte e Giove. Ecco, noi possiamo dire che in genere. Tutte le arti figurative che sono fatte, si possono ricavare e applicare attraverso delle immagini, sono ispirate da quello che chiamiamo il mondo astrale, il mondo che viviamo nello stato di sogno. E le arti invece prive di forme, cioè fatte con i suoni, i ritmi, sono ispirate dal mondo spirituale. Quindi vedete, le prime sono architettura, scultura e pittura, provengono dal mondo astrale musica, poesia, recitazione e danza provengono invece dal mondo spirituale. Ecco. Noi dobbiamo pensare che noi viviamo e veniamo da un tempo in cui tutto era arte, tutto era un'unità, noi abitavamo con questi esseri che sono diventati le arti. In realtà era vivere in un grande spettacolo, un grande spettacolo divino in cui però gli attori erano le entità divine abitavamo con questi esseri spirituali. Ecco. Gli antichi uomini e gli antichi dei li troviamo più retrocediamo, vi era un contatto, un'istintiva relazione con il cosmo. E l'uomo viveva questa rappresentazione teatrale, spettacolare, come un sentimento eroico, artistico. Viveva continuamente immerso in questa bellezza. Ecco, ecco una volta le singole arti non esistevano. Quando la luna e il sole erano ancora une, quindi l'uomo faceva parte di un'unità, viveva in questo che noi possiamo chiamare il cosiddetto mondo dell'Eden, era immerso dentro le muse, dentro le idee. Non c'erano ancora le idee, ma c'erano le idee. E l'uomo viveva avvolto dentro in questa realtà. Era dentro gli esseri della musica, dentro gli esseri del suono, dentro gli esseri del colore, dentro gli esseri della dimensione dell'aritmetica, della geometria, vivere era un'esperienza artistica costante. Poi è avvenuta che una, una perdita del contatto spirituale. Noi sappiamo che a un certo punto, per fatti evolutivi, l'uomo è dovuto staccarsi dalla condi, quella condizione per diventare uomo, se se non fosse diventato uomo non avrebbe avuto la possibilità di fare l'esperienza che noi abbiamo sulla Terra, ecco. È stato necessario che l'uomo abbia perduto questa dimensione, questo contatto, anche se questo sicuramente ha creato delle nostalgie, nel senso che sicuramente noi adesso abbiamo qualcosa che ci manca. E infatti abbiamo dovuto inventare dei surrogati per fare in modo di poter avere ancora quel contatto col mondo spirituale. Questa caduta, questo distacco dall'unità. E ci ha permesso di entrare in un corpo e di fare l'esperienza che si possono fare solo dentro un corpo, ecco l'abbiamo visto anche altre volte. Quindi noi potremmo dire che l'arte è in realtà un surrogato di quella che è stata la vita a contatto con la realtà spirituale. Nell'antichità questa era ancora un'esperienza viva che però abbiamo ancora oggi. Una volta era ancora più forte. Facendo l'arte, l'uomo e vedeva come piano piano sostanziarsi delle figure quando ascoltava musica, quando si immergeva nell'esperienza tittorica, quando danzava, cominciava a vedere affiorare delle figure, delle aure, degli aloni. Percepiva la presenza di entità spirituali, era come se potesse fare emergere e la sua coscienza si trasportava all'interno dell'Eden. In alcuni casi anche noi adesso lo facciamo però ovviamente non con questa evidenza che vi era un tempo. Quindi pensate, l'arte era la capacità, ed è la capacità di poter di nuovo entrare dentro le porte dell'Eden. Ecco, questa è una cosa molto, molto bella, una consapevolezza che ci dà l'antroposofia. L'arte di fatto, c'è cioè l'eco della parola, della legge, dell'arcangelo ecco, e dell'angelo. Ecco. Andiamo a vedere. Noi potremmo, se volessimo farci una presentazione artistica, pensare che il sistema planetario sia in realtà un grande palcoscenico. E come vedete che qua io ho disposto, ovviamente in modo così fantastico, una delle varie sezioni. Per esempio ho messo che sul Sole le potestà suonano i violini, su Venere l'oboe, clarini, flauti. Potremmo vederlo meglio anche in questo modo. Ho proprio ho fatto una sezione di orchestra, vedete? Le potestà, le virtù, le dominazioni suonano, potremmo dire, gli archi. Invece gli angeli, gli arcangeli e le arche suonano gli strumenti monofonici, il flauto, il clarinetto, l'oboe, i troni, i rubini serafini, suonano gli ottoni e le percussioni. È come se fosse una, una grande orchestra, ecco. E praticamente questa grande orchestra è un'orchestra che è diretta da un grande direttore. Adesso noi non lo conosceremo in questo incontro, ma è un direttore... Molto interessante L'origine occulta delle arti proviene quindi dal mondo spirituale. La creazione del cosmo è stato il primo grandissimo atto artistico, la più grande, la più, la più bella cosa che è stata fatta è stato creato il mondo. Il mondo è una grande opera d'arte. Noi abbiamo visto che l'uomo proviene da un passato non proviene dalla scimmia, ma è la scimmia che deriva dall'uomo, scusate se non mi fermo qua, se volete approfondire andate a vedervi gli incontri che abbiamo fatto sull'evoluzione planetaria su Focus le trovate nella bacheca e lo troverete, queste sono immagini ironiche di come la scema indica che proviene dall'uomo e poi ci sono tante cose che abbiamo già detto, comunque il soffio, ogni creazione è provenuta da un soffio, cioè da una parola, da un rumore e questo suono è una vibrazione. Noi potremmo dire che le forme del suono, che sono proprio qualcosa che si può proprio produrre e realizzare, eh, è un potere che ha la vibrazione. Il suono crea immagini e queste immagini hanno creato il mondo. Vedete che ognuna di queste immagini corrispondono proprio a, a una figura sonora, ecco. E la creazione del sistema solare è un atto sonoro, è un suono che viene emesso ovviamente cioè non da una laringe umana, ma da un'essenza un divina che è capace, con la vibrazione del suo essere, di creare il mondo. Ecco. Abbiamo visto, se ricordate, che proveniamo da sette fasi planetarie, noi ci troviamo in quella centrale, nell'albero di mezzo, da sinistra avevamo l'antico Saturno, l'antico Sole, l'antica Luna. E sul futuro ci sarà il futuro Giove, il futuro Venere, il futuro Vulcano. Adesso non possiamo fermarci perché abbiamo già fatto questo lavoro. Ecco. Qui ci sono ancora delle immagini di dove noi proveniamo. Ecco, noi quindi potremmo dire che architettura, scusate, architettura scultura, pittura e musica sono reminiscenze cosmiche della creazione di quattro parti costitutive. Il nostro corpo fisico, avete visto, se torniamo indietro, abbiamo ricevuto prima dei germi per costruire il nostro corpo fisico nell'antichità, parlo prima che esistesse la terra, germi per il nostro corpo vitale, germi per il corpo astrale e sulla terra l'io. Ecco, noi potremmo dire che durante queste incarnazioni, questi momenti in cui abbiamo ricevuto questi doni, noi li possiamo rivivere. Io questa sera cercherò di darvi questa opportunità di poter rivivere queste ambientazioni legate proprio agli antichi stati planetari. Vedremo se riusciremo a fare questa esperienza. Vediamo un attimo, non so, non so se sarà tanto facile, ma ci tentiamo, ecco, eh? va bene? Ecco, cercherò adesso usando delle musiche che ho composto io, che ovviamente si rifanno uh, eh, a mie, dei miei lavori legati proprio all'evoluzione all planetaria e tutto ciò che è eh, scienza spirituale. Eh, ascolteremo tre musiche mentre vedremo delle immagini che dovranno cercare di riportarci in quello stadio in cui noi abbiamo vissuto questa esperienza di costruzione dei nostri corpi, Quindi, e ci sarà un momento in cui adesso noi faremo una piccola meditazione, mi rendo conto che non è, non è la sede, ecco questa, però vi invito a farlo. Ecco. Trasportiamoci adesso in, nel, nella fase in cui noi nell'antico Saturno abbiamo eh, ricevuto la disposizione per avere degli organi per il corpo fisico. Ecco, in quei tempi noi abbiamo fatto l'esperienza di... Delle forze dell'architettura. Potremmo dire che abbiamo assistito, e questa cosa è una cosa come depositata, sprofondata all'interno del nostro corpo fisico, cosa significa la meravigliosa architettura del nostro corpo fisico. E noi potremmo dire che questa architettura, cioè questo, questa sonorità che anche sentiremo sotto, ci devono come trasportare in un. Mondo in cui tutto era in germe, in cui tutto veniva costruito. Quando noi vediamo queste immagini, dobbiamo immaginare che vi è qualcosa nel nostro tempio che assomiglia a questo, non a questa forma, ma alle forze che hanno costruito tutto questo, come se all'interno di ogni concezione creativa, architettonica in germe. Fosse il potere creativo di poter forgiare degli arti del corpo. Ovviamente sono immagini diverse, ma io vi invito a sentire, anche se via tecnologia, le forze creative che producono ingegneria, architettura. Come se questo fosse, vedete qualcosa che appartiene anche al nostro corpo fisico, anche il nostro corpo fisico dentro a queste forze di creatività, che sono forze che noi stessi abbiamo attinto nell'antichità, quando è stato creato il nostro corpo fisico, nell'antico Saturno. Queste forze che noi sentiamo nell'impressione, nella sensazione, sono forze che provengono certo da lontano, ma sono forze che hanno a che fare con un antico passato che vive dentro le nostre osse, dentro i nostri corpi. L'architettura ci trasmette quell'esperienza che abbiamo fatto tantissimi, forse miliardi di anni fa, quando sono state poste le fondamenta del nostro corpo fisico. Ecco, scusate, adesso fermo un attimo la musica. L'esperienza che invece possiamo fare con la, con la scultura è di un'altra fase, potremmo dire una fase in cui invece noi abbiamo ricevuto il corpo eterico e il corpo vitale. E per far questo adesso noi ci avverremo di un'altra musica, di questo caso di una musica che è la musica solare. Ecco, questa è la musica del sole, l'atmosfera frigia, ci trasporta in un mondo in cui è stato creato il nostro corpo fisico scusate il nostro corpo eterico il corpo fisico è la base Saturnia ma il nostro corpo eterico è ciò che ha vivificato potremmo dire il corpo fisico e contemplando le, le, tutto ciò che è scultura noi vediamo la vita che è certo immobilizzata però sentiamo la forza della muscolatura di ciò che un tempo viveva nel cosmo, che è stato come installato dentro di noi. Cioè noi abbiamo dentro di noi queste forze, dei lineamenti, dell'espressione, dei muscoli, del movimento, che vivono nelle forme scultoree. La scultura ci ridona quell'esperienza del passato in cui ci hanno donato la forza della vita, la forza del movimento la forza della salute, ecco, è come se in ogni scultura vive l'immagine eterica della nostra vita, del nostro essere vivente, ecco. Ecco, andiamo ancora, togliamo ancora questa immagine legata appunto al Sole e adesso cerchiamo di fare invece un'esperienza legata invece al corpo astrale potremmo dire anche il corpo astrale ci è stato dato così come ci è stata data eh, la, la scultura ecco ecco questo, eh, questo corpo astrale ci è stato dato nell'epoca della luna ecco questa epoca lunare potremmo chiamarla è l'epoca in cui possiamo paragonarla in realtà a quello che è il corpo astrale il corpo delle immagini, delle sensazioni. Quando noi vediamo una pittura e siamo avvolti da questa atmosfera della luna, che è l'atmosfera eolia, sentiamo le forze che erano a base del nostro corpo astrale, le forze che ci hanno regalato quello che potremmo dire, la possibilità di avere delle sensazioni. Ecco, ecco che nella pittura... Vi è questa possibilità di sentire le forze che hanno creato il nostro corpo astrale. E queste forze le abbiamo ricevute proprio sull'antica luna. Sono forze che appunto sperimentiamo nell'esperienza dell'astrale. queste bellissime immagini, come i colori trasmettano emozioni che hanno a che fare appunto con il nostro corpo astrale. Benissimo. Ecco, se sulla Luna abbiamo avuto le forze per avere il corpo astrale, sull'antico Sole le forze per avere un corpo eterico e su Saturno le forze per avere un corpo fisico, sulla Terra attraverso la musica noi possiamo avere un io. L'esperienza della musica ci fa sentire di avere un io, è un'esperienza molto intima. Certo è intima anche quella della pittura, quella della scultura, dell'architettura, ma la musica è qualcosa che radica in ogni uomo, non c'è un uomo che non può non amare la musica. Come, certo non c'è un uomo che non può... Io penso che soltanto che abbia dei problemi di percezione e non vede il bello non può apprezzare l'arte. E quindi bisogna che si faccia controllare gli organi da, da un neurologo. Vediamo un attimo. Eh? Noi potremmo dire che abbiamo tante esperienze. Adesso ve la faccio sentire. Prendo un attimo una chitarra, scusate un attimo, eh? mi assento un attimo. Un'esperienza tipica che si può sentire è quella del maggiore e del minore. Quando noi facciamo un'esperienza con la chitarra, per esempio, di armonia minore, sentite questa è un'atmosfera. questa è un'atmosfera in minore. Se io suono in maggiore sentite che tutto si apre, tutto si illumina. Qui vediamo qualcosa di luminoso. Sentite come... si può quasi vedere in questo accordo il sole sulla spiaggia. E sentite invece in questo accordo come si vede invece la luna. Qui non c'è il sole, vedete. Sentite qua invece come si vede il sole. Queste esperienze, del maggiore e del minore, sono esperienze che sono comuni a ogni essere umano. Ovviamente, più o meno eh, queste esperienze si hanno dai sette anni in poi, perché prima il rapporto con esse è diverso, il bambino non ha questo tipo di esperienze ancora radicate. Già questo ci dice che quando noi sentiamo qualcosa, scusate, in maggiore. La nostra anima avverte un collegamento con la luce, con qualcosa in noi che è luminoso e questo qualcosa è il nostro spirito. Quando invece sentiamo qualcosa di triste, la nostra anima si collega con qualcosa di materiale in noi, di qualcosa che finisce. Qua sente l'eternità e qua sente, vedete, la fine, come se il minore alludesse a qualcosa che deve finire, il maggiore, a qualcosa invece che è eterno. Qui vive la nostra anima collegata allo spirito, qua vive la nostra anima collegata al corpo. Questo è il corpo. Sentite il corpo. Se invece vado a fare una cosa in maggiore, sentite che differenza? Penso che, scusate se lo faccio così in modo frammentario, eh, però era per farvi fare un'esperienza che potesse essere oggettivamente riconosciuta un po' da tutti, sono esperienze che tutti sentiamo. Ecco. Queste esperienze in realtà noi non ce ne rendiamo conto, ma attingono a una dimensione, che è quella del sonno di cui abbiamo parlato, che è proprio il mondo della musica. Il mondo della musica è collegato col mondo del sonno. L'armonia e le scale celesti pitagoriche sono i modi planetari. Ecco qualcosa che io vi ho fatto prima. Da, vi ho dato un assaggio quando vi ho fatto sentire queste atmosfere. Adesso possiamo molto brevemente ricapitolarle. Per esempio, l'atmosfera della Luna è l'atmosfera eolia ed è un'atmosfera, diciamo, potremmo dire malinconica. Ecco. Vediamo un attimo se riusciamo a mostrarla ve la faccio sentire questo è in qualche modo il mondo in cui vivono gli angeli il mondo invece in cui vivono invece per esempio gli esseri che sono le potestà che vivono sul sole hanno tutt'altra atmosfera sentite un attimo la faccio sentire Gli esseri invece che vivono su Saturno ancora hanno un'atmosfera ancora più cosmica, potremmo dire, un'atmosfera super cosmica. <ride> Vediamo un attimo se riusciamo a farvela sentire. Vediamo, eh? Non vorrei aver fatto della confusione. Perché, quando si fanno questo tipo di cose c'è il rischio senza una regia esterna, di poter fare qualche confusione. Eh? Scusate un attimo, eh? Sì, sì, comunque qualcosa sono riuscito a compiere. <ride> fatto un po' di, di movimento. Bene, torniamo un attimo al nostro lavoro. Adesso, quando si fanno delle cose così in diretta possono succedere. Vedete come gli angeli, per esempio, vivono un'atmosfera in minore, perché la scala. Queste sono potremmo dire le atmosfere degli angeli, ecco. Poi ci sono gli arcangeli, invece, che hanno un'atmosfera diversa, che è questa sono un po' più allegri. Non che siano tristi gli angeli, sono più comunicativi gli arcangeli. Un attimo, cosa abbiamo adesso? Eh, invece su Venere abbiamo questa pa particolarissima armonia. Sì, che particolare adesso non riesco a farvele tutte perché, per esempio, anche il Sole. Adesso con Marte, perché se no ci perdiamo. Scusate, è soltanto un tentativo perché così con la chitarra. È, è... Non ho adesso l'organizzazione per poter usare degli strumenti più sinfonici. Ecco. Poi ci sono Giove, ci sono Saturno, ci sono tante possibilità di ascoltare le armonie. Ecco. Adesso faremo un lavoro invece più particolare. Andremo a vedere come le arti sono comparse nel divenire dell'evoluzione umana. Quando è che sono venute a esistere? Qual è l'arte più antica? Qual è l'arte che si è presentata per prima? E sulla Terra. Secondo voi quale potrebbe essere? Qual è la prima forma artistica che noi abbiamo potuto contemplare secondo voi? Ecco che andremo adesso a contemplare le manifestazioni dell'arte nelle varie epoche storiche. Quando si sono presentate cronologicamente le arti? Vedete che eh, noi potremmo dire che la, mh, ciò che adesso noi viviamo come terra si potrebbe a sua volta suddividere in sette periodi: l'era polare, l'era iperborea, l'era lemurica, l'era Atlantidea, l'era attuale dove viviamo, e poi ci sarà una sesta era e una settima era futura. Ecco. Qui abbiamo uno schema di come sono, si sono sviluppate. Vedete che l'arte più antica è la musica, poi abbiamo nell'epoca paleoindiana i miti eh, poetici nostalgici, la poesia medianica, la nascita dello yoga, poi abbiamo l'arte della danza e del tessere, l'abbigliamento nell'epoca persiana, l'architettura e l'astrologia nell'epoca paleoegizia, la scultura e il teatro, la filosofia e il diritto nell'epoca greco-romana e nell'epoca attuale abbiamo una, la pittura e la scena. E nella futura epoca avremo, nell'era slava, la poesia ispirata e nell'era americana l'euritmia. Qui vedete sotto guerra di tutti contro tutti, è un avvenimento che accadrà nel 7.000 d.C., in cui ci sarà un grande sconvolgimento, non tellurico, ma una grande separazione fra gli uomini, che si sta già separando adesso, si sta cominciando già a sentire, ecco, questo però non è il nostro compito. Adesso scendiamo nello specifico. Prima abbiamo detto che, vediamo di analizzare adesso eh, le varie arti come si sono presentate. Prima abbiamo detto si è presentata la musica. La musica è una reminiscenza di qualcosa che abbiamo vissuto e questo è accaduto soprattutto in Atlantide. L Atlantide era un continente che esisteva fra l'America e l'Europa e qui si è evoluto e vi è stato il massimo della civiltà. Nonché la in altri posti della Terra non ci fosse l'evoluzione umana, c'erano gli umani, però su Atlantide, di cui ci parla Platone, nel Crezia e nel Timeo, viveva l'impero più evoluto, esseri potremmo dire divini, esseri molto vicini alla divinità, esseri casomai che noi possiamo immaginare surreali, con poteri, grandi e potenti maghi, che erano gli esseri di Atlantide. Ecco. E Non esiste più Atlantide, perché poi le popolazioni hanno, noi troviamo tracce nel diluvio universale di questo sprofondamento di Atlantide. Questa è similmente un'immagine di fantasia di come l'Atlantideo viveva e vedeva il mondo. Era come se tutto ciò era un'aura, tutto era essere, tutto era vita, tutto era qualcosa che doveva essere eh, vissuto. In primis, ecco, come grande opera. Ovviamente qua ci sono delle immagini di fantasia di Atlantide, non pensate che sia così, ma questo per dirvi che eh, non erano uomini primitivi, erano uomini molto evoluti, erano una civiltà grandiosa con dei grandi poteri, ecco, e esseri che adesso non esistono più. Noi proveniamo da questi esseri. Ogni essere umano fu un antico Atlantideo. E noi potremmo dire che gli atlantidei che vivevano a contatto con gli dei compensarono la perdita del contatto con lo spirituale creando come simulacro degli dei perduti gli strumenti musicali. Gli strumenti musicali in realtà sono la surroga di quello che è incontrare il dio della musica, il dio del violino, il dio della chitarra, il dio dell'arpa, una volta erano un'entità. Ci camminavamo insieme, ci vivevamo, erano esseri reali, erano esseri che producevano su di noi un'impressione. Se fate caso, per esempio, la melodia è affine al pensiero, l'armonia è affine al sentimento e il ritmo è affine alla volontà. La musica è qualcosa tripartito, come siamo tripartiti noi. E gli strumenti musicali, nelle loro forme, proprio come sono fatti, riproducono qualcosa. Noi potremmo dire che le forze che hanno creato per esempio il nostro sistema osseo, le forze, le entità, le idee, dè, gli dei che hanno creato gli arti e le ossa, noi le abbiamo come le volevamo reincontrare soffiando dentro questi tubi che assomigliano a delle ossa. Il suono che esce da un flauto in realtà vorrebbe evocare quel dio che ha creato in noi le ossa. E il suono del, del corno, del flicorno, del basso tubo della corna, cioè questi strumenti, vedete, di ottone, in eh, qualche modo arrotolati, sono le forze che hanno creato il sistema nervoso e i visceri interni. Sono gli dei che crearono queste parti di noi. Le forze invece che hanno creato la nostra parte centrale, che assomiglia un po' a un corpo centrale, le forme del torace, sono la chitarra, il violino e l'arpa. E le forze invece che hanno creato la nostra pelle, i nostri sistemi organici esterni, eh, sono i tamburi, le percussioni, i timpani. Ecco, qui abbiamo fatto un piccolo parallelismo con quello che era la musica. Adesso entriamo, ci avviciniamo a noi e mentre Atlantide si perde in un tempo che è 12-10 mila anni avanti Cristo, noi adesso entriamo invece nell'epoca... E per antica Edo, epoca indiana, 7200 avanti Cristo. Ecco, qui vi è un'altra manifestazione: gli esseri sentono il bisogno di fare poesia e di raccontare ciò che su Atlantide era una realtà. Quindi, tutta la cultura indiana non è nient'altro che un'eredità, perché quei popoli indiani, in realtà, furono i popoli Atlantidei che emigrarono in India e i sette risci, cioè i fondatori dei Veda, di tutta quella cultura, in realtà furono popoli atlantidei. ecco. Sentirono il bisogno di creare la poesia ispirata. Tutto ciò che è il mito, che adesso è soltanto un retaggio minimo di quello che fu l'antica poesia, la baba Gajita, la mabarata, tutti questi, questi canti in realtà erano echi di esperienze atlantidee ecco. le odie epiche erano le gesta degli dei Krishna per esempio è, è l'immagine di un dio che viveva su Atlantide quindi potremmo dire che in questa epoca nasce la poesia e quindi il linguaggio è il prima, la firma formativa, l'uomo comincia a parlare, a usare la lingua non scriverla eh, perché non si parla ancora di scrittura, a quei tempi ancora tutto era tramandato oralmente la scrittura compare dopo, non in questa epoca paro-indiana, quindi la voce umana è la capacità di esprimere qualcosa di spirituale e potremmo dire che il movimento degli astri, dei pianeti, esprime qualcosa degli dèi. Quindi la poesia è espressione di un'antica veggenza e la poesia collegava l'uomo col cosmo. I pensieri a quei tempi erano gocce di stelle che entravano nell'uomo. Cantami o oh musa del peli di Achille l'ira e funesta. In realtà era un lecco di quello che viveva. Si sapeva che erano gli dei che ispiravano l'uomo. Quindi l'epica sono in qualche modo l'ispirazione di dei che vogliono come raccontarci della loro esistenza. E nell'antica India questo era un fatto abbastanza palese. Ecco. E qua passiamo, invece ci avviciniamo nel 5000 a.C. dell'arte persiano-babilonese. La danza è l'abbigliamento. L'uomo sente il bisogno di vestirsi. La danza, il ballare, voi se non l'avete mai pensato, ma è il tentativo di riprodurre il movimento dei pianeti nei corpi celesti. È come se ballando, a parte che esistono anche... Delle tradizioni in cui ci sono degli individui che si muovono e fanno la danza dei pianeti. Ciò che nel cosmo è movimento si trasforma in suono. Quindi ballare è cercare di risentire le antiche armonie, i movimenti, ascoltare il suono dei pianeti, il movimento dei pianeti è ballare. La danza è collegata anche alla sessualità, vi è un rito di accompagnamento, del, di accoppiamento che è il corteggiamento fra la forza solare maschile, lunare, femminile e la forza terrestre che in qualche modo si unisce. Ecco. La danza inoltre permetteva la trance. un certo tipo di danza faceva penetrare in quella sfera degli dei nell'atto procreativo, quelli che creano la vita, alla natura appunto, quindi per quello c'è sessualità e danza, perché la danza in qualche modo ci metteva in contatto con gli idee che creano la vita. Poi ci sono gli idee della meteorologia, la danza della guerra, la danza della pioggia. E inoltre in Persia nasce l'esigenza di poter crearsi l'abbigliamento. Non prima, prima non, non si sentiva questo bisogno, non è che l'uomo aveva bisogno prima di vestirsi, adesso si sente il bisogno, ma perché? perché si sente che c'è bisogno di riprodurre qualcosa di invisibile, che adesso è diventato invisibile, che è la nostra aura. La nostra aura, che è fatta di involucri colorati, cromatici, viene riprodotta secondo delle forme esteriori di abbigliamento. Quindi l'abbigliamento è la riproduzione simbolica, evocativa, di quella che è l'aura, cioè io mi metto un certo colore, voglio una certa forma perché riproduce qualcosa che fa parte di me dal punto di vista animico, ecco. Quindi si dava importanza al vestire, i colori, perché esprimevano delle qualità. Quindi è come se si voleva esprimere l'interiorità. Ecco, entriamo adesso nell'epoca egizia che nel 2900 a.C., quindi potremmo dire si avviciniamo, e qui viene la nascita della necessità dell'architettura e dell'astrologia. Quindi, l'architettura abbiamo già visto. Dobbiamo considerare la forma umana dell'antico Saturno. E distruggete questo tempio, e lo ricostruirò in tre giorni. Egli parlava del tempio del suo corpo. Sono tutte immagini dei tempi, quindi c'è il bisogno di costruire. Delle, delle grandi, dei grandi edifici. Ecco, questo bisogno non c'era prima, compare soprattutto appunto ai, ai, ai tempi del, dell'antico Egitto, queste sono immagini che vengono da, dall'Egitto, ovviamente. E erano gli dei stessi che fornivano delle linee di forza per poter poi incontrare la divinità stessa, quindi i monoliti. La costruzione delle cattedrali veniva affidata alla volontà ispirativa degli dei che ci dicevano come costruire. Quindi, prima si crearono le opere tempali, ma le forze architettoniche in realtà erano anche le forze che guidavano il defunto nel di là. Quando si seppellivano i morti vicino alle chiese, era perché la chiesa, la forma della chiesa, aiutava a direzionare il defunto nei confronti di una determinata direzione spirituale. Le chiese, sapete, hanno quasi tutte delle forme di questo tipo e si dice che riproducono la forma dell'anima dopo la morte. Ecco. Quindi erano di orientamento per coloro che varcavano la morte del mondo spirituale. Ecco. Nasce l'astrologia. Gli egizi, i caldei, sono i primi grandi cultori della possibilità di mettersi in comunicazione con il cosmo. Quindi c'è questa volontà. questo desiderio di comunicare, di farsi dire dagli dei il destino. Quindi ogni astro viene visto come la dimora, come il mondo degli dei e questo è qualcosa di assolutamente normale per un egizio, perché l'egizio amava e entrava in contatto con questa realtà in modo spontaneo. E Sapete che viene costruita la Torre di Babilonia, le piramidi, i templi e il Faraone, il, potremmo dire lo stesso Egizio, non era soltanto un imperatore, era un maestro, uno scienziato, era un iniziato. A lui davano le indicazioni sia per costruire le cattedrali, ma anche per agevolare il contatto con il mondo spirituale. Quindi, noi potremmo dire che. Il rapporto fra le forme soprasensibili e il modo di muoverci nel mondo spirituale viene a espressione come architettura. Per gli antichi avere una casa significava difendere l'anima da ogni negatività, quindi la si costruiva secondo dei canoni. Qualcosa adesso viene ripreso un po' in qualche cultura orientale, ma in modo molto eh, leggero. Ecco. ecco, entriamo adesso nella. Nel 747 a.C. entriamo nell'arte greco-romana, la nascita della scultura, del teatro, della filosofia e del diritto. Qui l'individuo eh, abbiamo già visto che la scultura ha a che fare con le forze eteriche. Le forze eteriche del corpo eterico sono la muscolatura in qualche modo espressa, trasposta dentro a una forma, ecco. Vedete che anche qua ci sono delle immagini, che abbiamo visto anche prima. E Steiner dice che si diventa scultori quando cerchiamo di intuire le forze cosmiche e planetarie che hanno contribuito alla formazione del corpo umano. Quindi lo scultore è un individuo capace di tradurre eh, le forze che ha nel corpo vitale dentro, di metterle dentro a un corpo fisico che è la scultura. Quindi, lo scultore interpreta l'armonia stellare che si esprime nel corpo umano, potremmo dire. Steiner dice che lo scultore prova due differenti sentimenti. Quando plasma il capo, per esempio, sente un sentimento di assorbimento. Quando invece plasma la parte del corpo, sente che vi è come qualcosa che lo respinge fuori. Ecco. La figura umana è un'immagine del cosmo contratto in una forma. Il corpo è una perfetta simmetria di armonie cosmiche proiettate. Poi dobbiamo immaginare, guardate che strano come siamo anche fatti, eh? il nostro cranio è rotondo ed è chiuso e rappresenta la volta celeste. Poi possiamo pensare che gli occhi, per esempio, sono i pianeti. Il torace. Tra l'altro è anche strano pensate che il nostro cranio contiene sette fori, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, come sette sono i pianeti. Il torace è invece una specie di gabbia, un albero chiuso, e il bacino invece è una specie di testa completamente aperta, e i braccia invece sono i pensieri. Quindi se noi ci facciamo questa immagine dell'uomo lo vediamo come un essere che è aperto nel cosmo, fa parte della volta celeste, ecco, sarebbe un'immagine anche abbastanza creativa, ecco. Noi potremmo dire, ce lo dice Steiner, che la testa attuale è la metamorfosi di ciò che abbiamo fatto in una vita precedente, e il corpo attuale è il futuro, ciò che noi facciamo adesso saranno i pensieri di una testa futura. Quindi la nostra forma, il nostro modo di pensare, riflette ciò che abbiamo fatto in una vita precedente. La nostra condotta morale si è espressa in quello che adesso noi pensiamo. E quello che adesso noi facciamo sarà il nostro modo di pensare del futuro, di un'altra vita. Se sapete che nell'antica Grecia era molto importante il teatro. Il teatro veniva visto come una forma pedagogica. L'individuo veniva istruito attraverso, diciamo che veniva pagato per andare a teatro, gli davano dei buoni e da quelli si poteva comprare da mangiare, per, però doveva andare a teatro. Perché in questo modo, attraverso le tragedie, gli venivano date le indicazioni morali, evocando determinate crisi nell'individuo. Si hanno delle esperienze per superare e rafforzare l'io. E questo è legato molto all'arte della parola. Nella tragedia greca l'attore veniva seguito come un medico che guariva e istruiva. L'attore suscitava paura, fierezza, eroismo, compassione, ma anche orrore, no? Cioè c'erano proprio anche delle dei momenti in cui di grande imbarazzo, ecco il cercare di superare dal punto di vista diciamo del, di colui che guardava e di non farsi avvincere o deprimere suscitava un processo di crisi, ecco questa crisi andava a richiamare forze come paura, compassione e potevano così suscitare delle forze di possesso, il dolore e la sofferenza costringevano come l'io e il corpo astrale a incarnarsi maggiormente nell'uditore e questo lo fortificava. Questo ancora adesso, il superamento di una crisi ci fa incarnare e fortificare. Ecco. ecco, un altro elemento che è nato in Grecia è la filosofia. Il bisogno di trovare il vero è nato proprio in quel momento, perché ovviamente va a collegarsi con la nascita anche dell'arte. Dell'anima razionale, ecco, e insieme il diritto, il bisogno di, di avere leggi giuste. La filosofia richiama anche il bisogno di avere delle leggi giuste. E questo accade appunto nell'era, potremmo dire, greco-romana. Ecco, adesso noi viviamo nell'epoca che è cominciata non con l'epoca di Cristo, nel 1400 più o meno noi abbiamo sviluppato un arto che si chiama l'arto dell'anima cosciente, è un arto attraverso cui noi abbiamo sentito la necessità di fare nascere due cose importanti, la pittura e la scienza. La pittura abbiamo visto che è già qualcosa che appartiene al mondo astrale no? ed è legata al mondo dei sogni. La pittura è la riproduzione dei colori, delle forme oniriche del sogno. Sognare è sentimento fluido, colorato, che prende forma. Quindi potremmo dire che il mondo astrale è il nuotare in un mare di sentimenti colorati. Kandinsky, il grande pittore, ipotizzò che per esempio certi colori Possono essere potenziati se vengono iscritti dentro certe forme e indeboliti se vengono inseriti dentro altre. Per esempio, i colori squillanti. Siccome stiamo parlando della pittura e del mondo astrale del sogno, i colori squillanti si, si, si intensificano se le mettiamo dentro delle forme triangolari, se invece mettiamo il blu dentro delle forme tonde, si, si intensificano. E invece i colori come il rosso si intensificano se vengono messe dentro a forme quadrangolari. Poi vi eh, sono anche delle similitudini che mi piace comunicarvi. Per esempio il rosso ha a che fare col calore, l'energia e la vivacità e può essere paragonato, il candischi diceva, col tamburo. Il suono del tamburo è rosso. Invece la tromba... Ha un suono giallo il violoncello e l'organo. Hanno un suono blu il violino, che è molto sottile, ha un suono verde. L'arancione è qualcosa che ha a che fare con la campana o con la viola. Il colore viola, invece, ha a che fare col corno, con la zampogna, col fagotto. L'azzurro, invece, ha a che fare col flauto e si dice invece che il nero e il bianco non sono veri e propri colori secondo Kandinsky ma l'assenza del nero e del bianco vengono musicalmente paragonati alla pausa e al silenzio ecco. noi potremmo dire che quando noi guardiamo una pittura non esiste una separazione fra noi e fuori noi ci identifichiamo con la pittura, diventiamo quello che vediamo viene come assorbiti questo potere di assorbimento alla pittura. Ecco. I colori, da un lato, esprimono quelle forze che vivono appunto nel mondo della Luna, di Mercurio, di Venere, che sono entità astrali che operano nel, nella realtà della percezione. E io, siccome sono docente anche nella scuola di arte terapia, si dicono anche cose terapeutiche, l'uso del colore può per esempio suscitare dei benefici terapeutici. Per esempio, i colori come il blu e il viola, colori potremmo dire colori freddi, eh, danno allontanamento. Se noi vogliamo dare un senso di lontananza, dobbiamo usare il blu e il viola. Se invece usiamo il rosso e il giallo, produrremo un senso di avvicinarsi, di andare verso con, ecco, verso, verso, verso l'oggetto, fare in modo che l'oggetto si avvicini, ecco. Newton diceva che i colori: in realtà, che la luce bianca, che è emanata dal Sole, secondo Newton, è composta di luci colorate. I colori sorgono perché le singole parti costituenti la luce vengono separate. Ecco, questo è un errore che però viene corretto da, da Goethe. Di solito si vede questa immagine in cui si immagina che la luce bianca, secondo Newton, la luce bianca. Produce colori. Infatti, si fa l'esperimento del prisma attraverso cui una luce, la luce che del Sole passa attraverso il colore, crea l'arcobaleno. Goethe invece dice che il colore si origina dall'incontro della luce delle tenebre. Il buio è un fenomeno, così come lo è la luce. La luce non è un colore, la luce non è il bianco. Sapete che Newton prendeva un giro un, un dischetto. E vari spicchi li colorava, li faceva girare e vi diventava bianco, e quindi dicevo: Vedete, tutti i colori sono contenuti nel bianco, ma non è così, perché la luce non è il bianco, la luce non si vede. E quando un cieco entra in una stanza buia, sente che è buia, quando entra in una stanza luminosa, sente che è luminosa, anche se non ci vede perché? Perché esiste il senso del buio, la sensazione del buio è diversa dalla sensazione della luce. Le infinite variazioni che noi troviamo nel mondo dei colori si presentano perché le forze della luce vengono indebolite dalle tenebre. Quindi, più vi sono tenebre, più abbiamo verde, rosso, blu e viola. Più vi è luce, più abbiamo giolo, giallo, arancio, azzurro e rosa. Quindi ogni colore è il risultato di una lotta fra le forze eteriche della luce e quelle della tenebra. Il mondo dei colori potremmo dire che nasce da una collaborazione fra l'elemento della Terra e quello dei pianeti, l'elemento cosmico, diciamo planetario, ecco. Sono immagini, diciamo, dei colori. Noi potremmo dire che luce e tenebre rappresentano il Sole, la luce, e la tenebre, la Luna. Le due forze universali che fanno crescere e appassire sono appunto il sole e la luna. Cioè i processi della vita e dell'appassimento avvengono tramite la cooperazione della luce diurna e della luce notturna. Vedete che le tenebra. il sole e la luna sono in realtà la vita e la chimica, ecco. E adesso non riusciamo a entrare in particolari anche perché comincia a farsi tardo, io non vi voglio trattenervi, però... Di fatto si dice che nei quattro eteri, eh, che sono l'etere del calore, l'etere della luce, l'etere del chimico e l'etere della vita, sono collegati anche quei quattro colori. Il calore col rosso, la luce col giallo, il chimico col blu e la vita col violetto. Colori primari sono il rosso, il giallo e il blu e ovviamente eh, producono dei complementari. Se li mettiamo insieme, questi sono i colori complementari. Ecco siamo arrivati al finale del, del nostro incontro abbiamo fatto un'esperienza dell'io nei corpi sviluppata alle arti Atlantide ricordate la musica è stata creata per prima poi nell'epoca indiana abbiamo avuto la poesia la paleopersiana abbiamo visto la danza l'abbigliamento, nell'Egizio-Caldea abbiamo visto l'architettura e l'astrologia, nell'epoca greca abbiamo visto la, la scultura, la filosofia, il diritto, nell'epoca attuale abbiamo visto la pittura e la scienza e nel futuro ci sarà una nuova forma di poesia che non sarà più ispirata ma sarà la capacità del sé spirituale, del nostro spirito, di creare immagini Poetiche assolutamente inedite. Sarà l'uomo che creerà una nuova forma. Non esiste ancora, non c'è nessuno ancora un poeta che scrive in questo modo. Perché tutto. Cioè gli artisti credono di stare facendo qualcosa di nuovo, ma non c'è un artista che, che non copia qualcosa che già esiste nel mondo spirituale. Quindi potremmo dire che la vera arte non esiste ancora. Noi adesso siamo dei riproduttori di qualcosa che esiste già. Ecco, nel futuro l'uomo sarà capace di creare una sua arte e ancora più avanti ci sarà un'epoca in cui non ci esprimeremo più col linguaggio, con le parole, ma useremo solo la mente e il corpo per muoverci. Noi ci faremo, danzeremo quando parleremo. Il nostro modo di muoverci sarà un movimento aurico che esprimerà L'euritmia in realtà è il movimento dell'aura che mostreremo in un futuro. I movimenti euritmici sono i movimenti del corpo eterico astrale dell'uomo che diventano palesi. Io non riesco a trattenermi più di tanto perché ovviamente già siamo in un orario un po' avanzato e quindi io vi faccio vedere queste immagini e io spero che l'incontro di stasera... Sia stato qualcosa che abbia portato, abbia fecondato in voi, diciamo, un'esperienza che possa portarvi qualcosa di utile. Ecco qua. Io vi lascio anche questi schemi, che sono schemi legati ai pianeti e alle arti. E vi vorrei dire queste cose che Steiner dice: L'arte è la ricerca della relazione fra l'uomo e lo spirito. A mezzo della scienza dello spirito si devono riacquisire di nuovo quelle facoltà che sono state possedute un tempo e devono essere riconquistate. L'arte è l'immissione di mondi spirituali nel mondo sensibile. L'arte ci dona la consapevolezza che siamo esseri mai nati e esseri che non moriremo mai. La scienza dello spirito deve aiutare l'uomo tramite l'arte a riconoscersi come spirito immortale operante sulla Terra. Io spero che questo incontro sia stato qualcosa di fecondo e è stato bello, come sempre, è sempre una cosa bella rimanere in contatto con voi, poter esprimervi, e salutarvi. E io spero che queste riflessioni vi facciano apprezzare in un modo diverso l'arte come un'essenza che fa parte dei mondi spirituali. Io vi saluto. Vi invito al prossimo incontro, che sarà il prossimo incontro. Noi ci vedremo, ve lo dico subito, in giugno, e il 14 giugno, di cui parleremo di una bellissima fiaba che è quella di Eros e Psiche. E quindi parleremo anche della sessualità, dell'amore e di tutto ciò che è il rapporto fra lo, lo spirito umano e l'erotismo, dal punto di vista eh, ovviamente spirituale. Io vi ringrazio. Vi mando un caro saluto e grazie di tutti per l'attenzione. Un caro saluto a me, da me, a Focus e grazie a Anna Tamburini, a, a tutto lo staff di Focus perché ci permette questa divulgazione. A presto e ciao a tutti.